Salve a tutti ragazzi, io sono Bat e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video qui sul mio canale. Quest'oggi torniamo a parlare di player review perché andremo a vedere le review delle due SBC uscite ieri, ovvero quella di Jonathan Klaus in versione headliner e quella di Dusan Vlahovic in versione player of the month. Mi raccomando, come sempre, questa serie in collaborazione con i ragazzi di Emastreet, vi lascio il link nel primo commento pinnato in alto per andare a seguire le loro live di compravendita e non solo. Noi ci dirigiamo a vedere il giudizio sui due giocatori di quest'oggi. Partiamo dal primo, andiamo a vedere Jonathan Klaus, il cui costo si aggira attorno ai 70-80 mila crediti circa su tutte e tre le console. Il giocatore si presenta con 3 stelle skill, 3 stelle di piede debole, alto di work rate. Carmi si sta il più consigliato, opterei per un ancora dal momento che abbiamo un già ottima velocità, oppure se considerate la velocità già ottima anche sentinella è una soluzione da tenere d'occhio. Ibrida abilità ottima francese di Ligue 1, avete accesso a tantissimi link per andare ad inserire in squadra e avete anche il doppio link a Fofana da non sottovalutare. Ma come ha reso in game questo Jonathan Klaus? Ha reso bene, dal momento che è apparso molto interessante dal punto di vista della spinta sia offensiva che dell'aiuto in fase difensiva, dato che la stamina si è sentita tutta. L'alto molto interessante su un terzino, molto agile e anche molto rapido negli uno contro uno, molto veloce e anche abbastanza abile dal punto di vista difensivo, anche se naturalmente qui un piccolo upgrade potrebbe venire utile, anche se l'alto diciamo va un po' a limare il tutto. Passaggi buoni e anche buono dal punto di vista offensivo, tanto che potrebbe essere utilizzato magari come esterno e nel 3-5-2, ruolo che già fa nella realtà, grazie a potenza tiro e a posizionamento, una qualche azione sulla fascia, qualche sgaloppata può tranquillamente portarvela. E anche dal punto di vista del saltare l'uomo non è da sottovalutare, dato che comunque abbiamo un body type lean e abbiamo alti valori di agilità, reattività, controllo palla, aiutano tantissimo, si sentono tantissimo in game e lo rendono molto agile, anche se ciò non aiuta quando si tratta di dover difendere, dato che non è così prepotente nel spostare l'avversario e anche dal punto di vista dei colpi di testa non è sicuramente il giocatore più indicato per andare a difendere i cross avversari oppure i lanci lunghi sull'esterno. Ma arrivando al giudizio su questo Jonathan Klaus, per me comunque può essere consigliato, dal momento che sì, abbiamo un'alta concorrenza, come per esempio Hakimi in versione IF, come Atal, come Amari Traoré, innanzitutto dà una possibilità di link a Fofana decisamente migliore rispetto agli altri, è inseribile in squadra in maniera semplicissima, ha reso comunque per me per quei 70k, oltre al fatto che può tranquillamente upgradarsi. Il Lance non sta giocando malissimo, per cui anche l'upgrade per le 4 win non è così scontato che non lo ottenga. Anche il fatto che giochi esterno nel 3-5-2 aiuta per un possibile upgrade, una carta inform che sicuramente lo rendono ancora più interessante. Quindi per me il fatto che comunque abbia reso per quei 70k una possibilità upgrade alta e una ibrida abilità altissima lo portano secondo me a essere totalmente consigliato. Un bel voto 8 per questo Jonathan Klaus. Naturalmente, essendo un terzino che aiuta abbastanza anche in fase offensiva, il 3-3 non lo rende eccezionale, però comunque il suo lo ha saputo dare sia in una fase che nell'altra. Passiamo poi al secondo giocatore di quest'oggi, andiamo a vedere il Potm di Serie A, Dusan Vlahovic. Costo che si aggira attorno ai 20-22 mila crediti, il serbo presenta 3 stelle skill, 3 stelle di piede debole, normale di work rate. Ibrida abilità che non è sicuramente delle migliori, dal momento che abbiamo la nazionalità serba, doppio link con Milinkovic Savic, e fin qui non male, però lo rende praticamente utilizzabile quasi esclusivamente in una Serie A,
dato che non abbiamo tanti link per andarlo ad utilizzare al di fuori del nostro campionato. Kermit sta il più consigliato, abbiamo quello di motore per andare a aumentare velocità, dribbling, specialmente agilità e equilibrio e il passaggio. Come ha reso questo Dusan Vlahovic in game? Non benissimo, ma comunque meglio di come ci si aspettava. La caratteristica principale di Vlahovic è sicuramente la finalizzazione. Nonostante sia stato abbastanza sfortunato, lo state vedendo dalle clip tra pali e miracoli del portiere, ha comunque segnato. È stato più utile dal punto di vista di un attaccante boa, quindi un giocatore a cui dai il pallone che poi lo smista. Può essere una soluzione, il passaggio è il risultato migliore di quello che secondo me c'è scritto, quel 70 non rispecchia totalmente i passaggi buoni che ha dato Vlahovic ai propri compagni. La finalizzazione si sente nonostante abbiamo praticamente un solo piede, ovvero il mancino. Dal punto di vista del girarsi nello stretto è sembrato veramente un tronco e non poco, nonostante i valori alti di reattività e un ottimo controllo palla, l'ha reso molto preciso appunto nel controllare il pallone. La rapidità sicuramente lo condiziona non poco, la agilità e l'equilibrio sono molto molto basse, la forza fisica lo rende molto molto pesante, il body type sicuramente non aiuta, high end average molto alto, infatti è un palazzo praticamente, e pregiudica anche la velocità. Sicuramente negli spazi aperti la velocità si è sentita tantissimo. Oltre a ciò, i colpi di testa, comunque qualche pallone aereo è riuscito a prenderlo. Un'altra pecca è sicuramente il normale di Warcrate. Arrivando a giudizio su questo Dusan Vlahovic, per me non può essere consigliato pienamente, dal momento che per me ci sono tanti attaccanti più in meta rispetto a questo Vlahovic. Il 3-3 è una combinazione che, così come per esempio abbiamo visto con Simeone, che è comunque un concorrente di questo Vlahovic scambiabile, è un problema non da poco, dato che non abbiamo le caratteristiche adatte per comunque sopperire a questa mancanza. Può essere comunque un minimo consigliato, dal momento che grazie alla sua SBC è facilmente rendibile come cheapest di categoria, quindi lo andate a pagare quei 5-10k in meno, tranquillamente vi diventa un 87 cheapest. Magari avete qualche giocatore nel club da inserire, dovete comprare solo la carta IF, se lo andate a pagare molto meno, in questo caso può essere assolutamente una soluzione. Per i fan di Vlahovic è comunque una carta che non è malvagia da utilizzare. Sicuramente il fatto che non sia particolarmente in meta e bisogna capire come andare ad utilizzarla non è un aspetto totalmente positivo. Oltre a ciò, l'enorme concorrenza che anche lì non giova sicuramente all'SBC di questo Vlahovic. Per cui per me un 6,5 ci può stare, 6,5 voto glielo diamo anche per la possibilità di renderlo cheapest. Come detto prima, non è un giocatore malvagio, per i fan della Fiorentina ci può assolutamente stare, per magari chi lo rende un cheapest anche lì ci può stare, e se riuscite a capire come utilizzarlo non è un attaccante malvagio, sicuramente una soluzione low budget per la Serie A. Per chi invece già al 3-3 normale di Warcrate rabbrividisce, ci sono altre opzioni decisamente più in meta per la Serie A. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Scrivetecelo qua sotto nei commenti dopo aver lasciato un bel mi piace, esservi iscritti al canale ed aver attivato la campanella per restare sempre aggiornati. Mi raccomando anche di andare a seguire i ragazzi di Maastricht, come detto prima trovate il link nel primo commento pinnato in alto. Con questo video abbiamo terminato, noi ci vediamo in un prossimo video qui da Battetutto. Ciao!